Scattano le manette a merito di Porto Salvo venerdì 22 aprile 2016 nei confronti di Serrano Carmelo Gianluca di anni 41. L'intervento dei carabinieri guidati dal comandante Gianluca Piccione ha visto l'arresto del Serrano per i reati di evasione, produzione, traffico e detenzione illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope in esecuzione all'ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il suddetto dovrà scontare mesi 1 e giorni 24 di reclusione in regime domiciliare per fatti commessi in questo centro abitato nel 2012. Invece il 23 aprile 2016 una denuncia da parte dei carabinieri ha riguardato I.G. di anni 29, melitese per il reato di lesioni personali poiché per futili motivi aggrediva una persona cagionandole diverse ferite e contusioni con una prognosi di 15 giorni. E sempre nella giornata di venerdì 22 aprile, ma questa volta a Condofuri Marina, i carabinieri hanno tratto in arresto Manti Giuseppe di anni 56 da San Mauro Torinese e domiciliato a Condofuri, già noto alle forze dell'ordine per i reati di rapina in concorso e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Prefato dovrà scontare anni 4, mesi 8 e giorni 6 di reclusione e corrispondere una pena pecuniaria di euro 1000 per fatti commessi nella provincia di Torino tra dicembre 2012 e marzo 2013.